Ciao a tutti e benvenuti su Che Stile, io sono Andrea Cimatti e oggi vedremo assieme una selezione di 12 anelli da uomo con uno stile un po' vintage, un po' retro, sotto i 20 euro. Partiamo subito da questo anello qui, un anello in argento con logo molto molto semplice, è uno dei super richiesti di ASOS, ve lo faccio vedere meglio, qui sotto vedete c'è il loghino ma interno, qui lo vediamo indossato ed ha questo sapore un po' retro, per questo ho detto uno stile un po' vintage, un po' retro, un po' usato, un po' rude, quindi diciamo che in questa selezione non troverete nessun anello cromato più moderno, ma hanno tutti questo sapore un po' rude, un po' vintage, un po' del passato, un po' rovinato, che a me piace molto, adesso è un po' il mood in cui sono io, quindi ho pensato di fare questa selezione per veramente tutte le tasche. Con 20 euro vi potete prendere da un anello a tre anelli, o anche di più se siete furbi nel trovare i prezzi giusti per ogni anello. Questi sono i classici anelli che potete indossare tutto l'anno, però con 20 euro volete togliervi lo sfizio, creare un look anche con degli accessori giusti, 20 euro e prendete appunto 1, 2, 3 anelli. Mi sembra una cosa molto furba, soprattutto se non avete mai portato anelli e volete iniziare da qualcosa di poco costoso, vedere se vi trovate bene, perché non tutti si trovano bene a portare gli anelli. In questo caso iniziate da poco, dalle basi, e poi se vi trovate bene andate su qualche acquisto più importante. Quindi questa è la prima scelta, il prezzo 13 euro è regalato, quasi 14 euro. La seconda è questo set di tre anelli più particolare, vediamo che c'è un primo anello che è questo qui molto semplice, ricorda un po' il primo, un pelo più basso come spessore, e questi altri due anelli, ecco qui vediamo uno dei due, qui li vediamo indossati, secondo me sono molto molto belli, possono essere appunto indossati nello stesso dito, uno, due o addirittura tre, a seconda anche della mano che avete, e sono molto molto belli, ce ne sono appunto due lavorati e uno molto semplice. In questo modo potete scegliere quale più vi piace e anche la composizione, se dividerli nelle due mani, se metterli tutti in una mano. Questo set viene 16,99 euro, confezione in argento brunito, loro lo chiamano stile un po' industrial. Altra scelta è la versione diciamo di 7 anelli in oro brunito, non in argento brunito, anche qui abbiamo quello più semplice, quello meno elaborato, questo un po' più elaborato e questo molto elaborato, adesso ve li faccio vedere, ecco questo è quello più elaborato, per me molto carino, molto bello, qui li vediamo indossati, vedete in questo caso sono un pelo più alti diciamo come spessore rispetto a quelli in argento, quindi si prestano di più a diversificare le dita in cui li indossate, e qui vediamo un'altra vista con questo qui con il serpente, molto particolare e bello anche indossato, lo vedete qua. Secondo me tutti e tre stanno molto molto bene. 16,99 euro, 17 euro, anche qui è un investimento che si può fare a cuor leggero. Andiamo avanti e abbiamo questa versione qui con l'anello semplice che abbiamo visto all'inizio, però color oro brunito, 6,99 euro, ASOS Design, anche qui molto ma molto semplice, ecco qui lo vediamo indossato, 6,99 euro, in questo caso per arrivare ai 20 euro ne potete prendere anche 3. Ecco qui lo vedete in argento brunito, questo gioco qui lo potete fare anche in più dita, costando così poco, 6 euro 7 euro, potete prenderne 3 e indossarli in 3 dita diverse, lo stesso tipo di anello. Poi andiamo avanti e andiamo su un anello più elaborato, che è questo qui, che è anello firmato oro, esclusiva ASOS di Reclaim Vintage Inspired, appunto abbiamo detto che questa è un po' la tipologia di anelli di ispirazione vintage, qui lo vediamo indossato, vedete anche con questo look molto particolare retro, questo è l'altro. Anche questa secondo me è una scelta che potete fare, non è quella più semplice, è un po' più elaborata. Andiamo avanti e vediamo questo anello con la pietra davanti nera, qui vediamo un'altra vista, qui lo vediamo indossato, questo rimane tra gli anelli elaborati, però non è troppo strano o arzigogolato. Andiamo avanti e abbiamo un set, in questo caso di Bershka, una confezione da tre anelli in argento, qui ne vediamo 4 nella foto, spero siano questi due molto semplici, questo perché sinceramente questo qui con questi numeri davanti non mi piace per niente, però gli altri tre invece mi piacciono molto, quindi sperando si tratti di questi tre e non di
questo qui ve li consiglio. Comunque per 7,99€ dovesse anche arrivarvi questo nero, a patto che non vi piaccia come me, chi se ne frega, ne avete altri due per questo prezzo, si può fare una confezione comunque da 3 anelli in argento. Anche questo, vedete, ha questo sapore un po' rovinato, a me piace molto. Andiamo avanti, abbiamo sempre Reclaim Vintage Inspired, anello più particolare, qui ve lo faccio vedere indossato. Questo è molto bello, se volete qualcosa di più elaborato, l'idea del disegno con l'occhio, il sole, bla bla bla, è un qualcosa che è una simbologia che viene richiamata più e più volte negli anelli, nei bracciali, eccetera. Se vi piace, questa è sicuramente un'ottima alternativa a anelli molto più costosi. Costava 19,99€, in questo momento costa 13,49€, quindi assolutamente affordable. Andiamo avanti e abbiamo questo set di anelli con motivi intrecciati, ve li faccio vedere. Secondo me questi sono tutti e quattro molto belli, ci dovrebbe essere, ecco, qui sono indossati, sono tutti e quattro secondo me molto belli. Questo ha un filo spinato, il motivo a filo spinato, anche questo qui dopo, una catena, e qui abbiamo quest'altro gioco. Secondo me sono molto belli e validi, anche questi essendo molto sottili e non troppo alti come spessore, possono andare molto molto bene indossati anche nello stesso dito, non tutti e quattro ovviamente. Questa è più semplice, design B, anella fascia largo argento, lo vediamo, ecco qui è un pochino smussatino, un pelo più lucido e cromato, ma sempre lavorato, martellatino, ecco qui lo vediamo indossato, a me piace tantissimo. Se volete qualcosa di un pelo più moderno, questo è, diciamo, questa è la scelta che ho messo, 16,99€, anche qui regalato come prezzo. Andiamo sull'ultima scelta, che è un'anella fascia oro con palma, mi sembrava molto carino soprattutto da portare d'estate. Questa palma è, ecco vedete qui, è con il buco, quindi si vede il dito sotto, molto carino, lo vedete qui indossato, soprattutto per outfit estivi dove magari indossiamo una camicia hawaiana, potrebbe essere una scelta molto carina. 13,99€, anche qui veramente regalato, sempre di Classics 77. E qui diciamo abbiamo finito i 12 anelli, vi ho messo una alternativa in più sopra i 20€, quindi non l'ho contata nei 12 prodotti che vi seleziono, ma ve l'ho selezionata lo stesso, è un pelo superiore perché costa 22,99€, quindi quasi 23€, sempre Reclaim Vintage Inspired, ma essendo questa selezione tutta di ispirazione vintage, ho pensato di inserirlo perché secondo me è molto carino, ed è questa versione di anello qui, la vediamo, ecco qui un'altra vista, qui è indossata, qui diciamo la pietra un po' diversa, però mi sembrava molto carino comunque da farvi vedere. Anche qui siamo su un prezzo, un entry level, quindi se volete provare anche di queste, diciamo di questa tipologia di anelli qua con la pietra dura davanti, ce ne sono tantissimi, iper costosi, particolarissimi, però se non portate, non siete abituati a portare anelli, il mio consiglio è quello di iniziare da qualcosa del genere di poco costoso, vedere se vi trovate bene, se ve lo sentite, vi sentite di portare anelli, come ve li vedete addosso, e poi andare su quelli più costosi, più particolari, di pietre importanti, montature particolari, oro, argento, con un prezzo e per budget più importanti. Questa era una selezione di 12/13 anelli sotto i 20€, spero vi sia piaciuta, ricordatevi di iscrivervi al canale e di commentare qui sotto qual è l'anello che vi è piaciuto di più e se portate o meno gli anelli, perché in questo caso se siamo in diversi a portare anelli o comunque accessori, potrei fare qualche video in più a tal proposito, qualche selezione, darvi qualche altro consiglio. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!